Ciao a tutti ragazzi, qua è Alex Zav ed eccoci qui tornati in questo nuovo video su Nerdsland. Come potete ben vedere, oggi siamo qui a giocare a Titanfall, più precisamente nella mappa Fracture e modalità Attrition. Allora, innanzitutto Titanfall è Closed Beta. Una versione Closed Beta cosa vuol dire? Che è una beta chiusa, che solo chi si è registrato nell'apposito sito può ricevere il codice di attivazione, che è, se non sbaglio, si può chiedere il codice fino al 18 febbraio. Ebbene, questo è Titanfall. La classe che sto utilizzando è Assassino, una classe che veramente penso sia molto molto forte come classe e ben fatta. Iniziamo subito a parlare un po' delle modalità di gioco. Grazie a questa beta noi potremmo giocare a due mappe principali, ovviamente tutto multiplayer. Potremmo giocare a due mappe. Potremmo giocare a tre modalità di gioco diverse. Io per ora ho giocato solo Attrition e poi ce n'è una che non mi ricordo il nome, ma è simile a Dominio. E poi potremmo giocare un'altra che è tipo, si chiama The Last Titan. Non so cosa sia perché non l'ho giocata ancora, per adesso. Potremmo giocare fino al livello 14, poi al livello 14 si bloccherà, ma comunque potremmo giocare ancora, non è che si blocca la beta, però avremo un limite di 14 livelli, io sì, li ho finiti tutti, in 3 ore di gioco, ecco, per dirvi, non è molto difficile giocare, basta all'inizio ambientarsi un po' e poi dopo diventa molto facile giocare a Titanfall. È un gioco molto, molto frenetico. In questo cosa voglio dire? Nel senso, più frenetico di Call of Duty. Voi sbucate da un angolo e vi trovate un nemico, potete trovarvi in mezzo a una massa di nemici. È veramente molto, molto frenetico. Appunto, è questo il bello di questo videogioco. Come vi stavo dicendo, avremo a disposizione anche tre classi: Assassino, il classico Assalto, e poi un'altra che non mi ricordo il nome, che comunque è molto simile all'Assalto. Queste tre classi ci permettono di... La prima, che è appunto l'assalto, avremo una mitragliatrice, un fucile d'assalto, se vogliamo precisare, che appunto non sarà poi tanto forte, ecco. Diciamo che alla fine in Titanfall tutte le armi sono forti, perché se si riesce a giocare bene, cioè nel senso si riesce a colpire il nemico nei punti in cui perde più vita, con tutte le armi si può fare più precisioni. Quindi avremo un fucile d'assalto medio-forte, ecco. Poi avremo la seconda classe, che è appunto il l'assassino, che è la classe che sto utilizzando. Come potete vedere ha questa pistola, che praticamente tramite uno scanner, quando un nemico sarà all'interno del nostro mirino, verrà rilevato e la pistola rileverà anche i punti deboli del nemico. Appunto, questo ci potrà permettere di ucciderli più facilmente. Ovviamente, siccome all'interno delle partite non solo ci sono i player come me, ma ci sono anche dei bot per far appunto migliorare l'esperienza di gioco. E contro i bot questa pistola sarà devastante, rileverà immediatamente i punti deboli del nemico, mentre invece contro altri giocatori ci metterà leggermente più tempo, per appunto il semplice motivo che contro gli altri giocatori, se non sarebbe troppo forte, allora rileva con meno tempo i punti deboli del nemico. Come terza classe appunto avremo, non mi ricordo il nome, comunque è molto simile all'assalto, ecco, come vi ho detto prima. Non avrà una mitragliatrice, ma bensì avrà un fucile a pompa molto molto forte, che appunto devasti con quello lì, però diciamo che a lunghe distanze non è molto forte. Quindi l'ho usato veramente poco con la classe. Maggiormente ho usato l'assassino appunto perché mi piaceva quest'arma, mi piaceva utilizzarla. Come potete vedere rileva i punti deboli del nemico molto facilmente. Un'altra cosa in Titanfall molto molto bella sono i Titan. Ovviamente avrete già visto mentre ho preso il mio Titan. E appunto avremmo... verrà dal cielo, no? All'inizio partita potremo scegliere quali dei tre Titan... classi Titan potremmo scegliere, perché ci sono tre classi. La prima classe è quella dove il nostro Titan avrà una mitragliatrice semplice. La seconda classe è dove il nostro Titan avrà un lanciarazzi, ma la sua movibilità sarà minore. Ovviamente ogni classe avrà il suo più e il suo meno, dipende da classe a classe o da giocatore, insomma. Io preferisco prendere il Titan che si muove più velocemente, ma è più armato di razzi e meno armato di mitragliatrice, in modo che riesco a provocare più danni. Poi volendo al livello 4 o 5, non ricordo bene, potremmo sbloccare la personalizzazione sia del Titan che delle classi del personaggio.
Quindi il Titan che avete visto prima, o magari anche questo adesso che sto prendendo, ha una cosa in più, cioè che avrà una carica nucleare. In poche parole, quando noi verremo ejectati, non so come posso dire, quando verremo buttati fuori dal nostro Titan perché sta per esplodere o comunque si sta per rompere, si attiverà una carica nucleare che distruggerà tutto ciò che c'è intorno. Infatti questo è veramente molto molto utile, appunto perché si possono distruggere anche Titan nemici o comunque gruppi di nemici che si ha nelle vicinanze. La parte negativa del Titan è che non si capisce da dove arrivano i colpi, nel senso che ti può sparare una persona da dietro con lanciarazzi, oppure ti puoi trovare un Titan davanti nemico e non riesci a capire da dove ti sparano. E comunque però è sempre veramente una cosa molto molto bella e divertente. Come potete vedere qua mi è salito un giocatore sopra il Titan, e siccome non riuscivo a ucciderlo, sono dovuto scappare, ho dovuto lasciare il mio Titan perché ormai era distrutto. Ovviamente il nostro Titan, cioè nel senso, il nostro Titan potremmo chiamarlo, ma non potremmo salirci. Volendo possiamo anche lasciarlo dov'è e attivare l'intelligenza artificiale, dove lui rimarrà comunque nella zona in cui è atterrato, si potrà muovere di poco, e appunto andrà a uccidere i nemici che ci sono nelle vicinanze. Contro altri Titan non penso, perché comunque l'ho lasciato un paio di volte il mio Titan da solo con l'intelligenza artificiale, e diciamo che non è andata a buon fine contro altri Titan. Quindi penso che contro altri diciamo robot, possiamo chiamarli così, se no ripeto Titan 10.000 volte, contro altri robot non potrà sconfiggerli, ma bensì infliggerà dei danni, appunto perché sennò sarebbe troppo facile. E, a parte questo, il gioco è veramente fantastico. Come avrete potuto vedere dal gameplay, insomma, si può diventare invisibili e si possono scavalcare muri grazie al nostro jet che abbiamo nella schiena. Avremo appunto il Titan all'inizio partita, non verrà subito, nessuno potrà averlo immediatamente, ma bensì il Titan potremo chiamarlo dopo 3 minuti da inizio partita, o se facciamo più uccisioni anche a minor tempo. Comunque ragazzi, il video finisce qua, spero di avervi detto tutto sulla beta di Titanfall, spero di non essermi dimenticato niente. Ah ecco, mi stavo giusto dimenticando una cosa, finita partita in Titanfall avremmo bensì 27 secondi, o meglio 30 secondi di tempo per distruggere la navicella nemica che viene a recuperare appunto gli unici nemici sopravvissuti. Se riusciamo a distruggerla, la squadra guadagnerà dei punti in più, mentre invece se non riusciamo a distruggerla, amen, comunque abbiamo vinto lo stesso la partita. A parte questo, vi ringrazio per aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto, ricordate di lasciare un like, un commento, iscrivervi a Nerdsland, che comunque ora riprenderemo a fare video, sicuramente su Titanfall e su altri videogiochi come DayZ, eccetera, eccetera, e ciao a tutti.